Buonasera, bentornati e benvenuti a Giallo Toscana. In questa puntata ci occuperemo di tre casi perché sono arrivate le notizie in questi giorni di due nuovi episodi dei quali dobbiamo raccontarvi non soltanto la dinamica ma anche gli aggiornamenti a livello investigativo. Il primo caso infatti riguarda un omicidio che si è consumato a Scandicci, dove un uomo ha accoltellato una persona, la vittima si chiamava Tommaso Dini, Tommaso Dini che poi è rimasto ucciso a colpi di coltello. L'uomo poi, l'aggressore si è costituito, adesso su di lui pesa il reato di omicidio volontario. Il secondo caso riguarda il processo per i resti umani ritrovati nei trolley nel podere di fronte al carcere fiorentino di Sollicciano. Prosegue il processo nei confronti dell'unica imputata in questo momento di quel duplice delitto, e cioè Luna Calescia, e è continuata l'audizione del figlio Taulant Pascio, figlio delle vittime, nonché ex fidanzato appunto della ragazza. Il terzo caso poi un vero e proprio mistero, anche se ci sono dei particolari che danno forse un po' più di chiarezza in queste ultime ore: il ritrovamento del cadavere di un giovane intorno ai 20 anni, africano, all'interno di un container per la raccolta di rifiuti di fronte a una cartiera di Empoli. Adesso si indaga per omicidio colposo. Il ragazzo, che non è ancora chiaro come si trovasse all'interno durante la notte all'interno di questo container, sarebbe rimasto ucciso dalla pinza della gru del macchinario che porta tutti i giorni via i rifiuti, ma ci arriveremo con numerosi servizi e aggiornamenti. Adesso partiamo subito con l'omicidio di Scandicci e vi proponiamo il primo di due servizi che noi abbiamo mandato in onda al telegiornale e che riproponiamo sempre qui a Giallo Toscana, il servizio firmato da Rachele Campi. È stato convalidato l'arresto di Lir Leba, l'impresario edile accusato di aver ucciso Tommaso Dini, ex agente immobiliare, che domenica scorsa intorno alle 1.30 del mattino si trovava in piazza Piave a Scandicci. È qui che si è consumata la tragedia. Gli inquirenti hanno lavorato sulle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, luogo di ritrovo conosciuto dallo stesso Leba e dalla vittima, in parte teatro di quanto accaduto. A quell'ora un gruppo di 6-7 persone si trovava nel gazebo esterno al locale. Alcuni testimoni dicono di aver visto l'indagato alterarsi alla presenza di Dini, che si era avvicinato alla vetrina del locale per poi allontanarsi di pochi metri. L'occhio della telecamera avrebbe inquadrato Leba con un coltello in mano diretto verso l'uscita del locale, poi bloccato da un conoscente. Quando la situazione sembrava essersi calmata, Leba avrebbe raggiunto Dini colpendolo con 8 fendenti al torace, alle gambe, alla testa e al collo, poi si sarebbe dileguato per fare il ritorno a casa, secondo un testimone. Ferite gravi quelle sul corpo di Dini, che dopo poche ore al San Giovanni di Dio è deceduto. Al vaglio degli inquirenti anche l'audio registrato nelle immagini. In un momento si sente l'indagato pronunciare per due volte: ora gli devo tirare. Oltre alle telecamere sono stati ascoltati i testimoni che hanno assistito alla colluttazione, poi l'ex agente immobiliare è crollato a terra in una pozza di sangue. Sul posto i carabinieri hanno raccolto le prime dichiarazioni, perquisita anche l'abitazione di Leba, dove sono state trovate scarpe macchiate di sangue. Dell'arma ancora nessuna traccia, potrebbe trattarsi di un coltello a serramanico gettato nella greve, come dichiarato dallo stesso indagato, che domenica si è recato alla caserma dei carabinieri di Badia Settimo con il proprio legale prima che venisse dichiarato il decesso di Dini, per fornire una dichiarazione, anche se davanti al GIP si è avvalso della facoltà di non rispondere. Allora, questa è la situazione: molti colpi di coltello alla testa, al collo, al torace, anche alle gambe, insomma una situazione un po' particolare che vogliamo subito analizzare, dando la buonasera all'avvocato Massimiliano Manzi. Buonasera Vittorio, buonasera a tutti quelli che ci seguono. La buonasera all'avvocato Jacopo Pepi. Buonasera a tutti. E collegato con noi da Milano, anzi in viaggio da Milano verso la nostra Toscana, al momento in cui stiamo realizzando Giallo Toscano, l'avvocato Filippo Bellagamba. Buonasera Filippo. Filippo che non sentiamo, e allora adesso perfezioniamo il collegamento Skype. Intanto chiedo subito all'avvocato Manzo se ci sono allora degli aggiornamenti, mi pare di sì. Allora, aggiornamenti importanti, qua il grande discrimine è se possa trattarsi di omicidio preterintenzionale, no? Quindi non voluto, di omicidio volontario. L'avvocato che segue
la persona indagata l'ha fatto costituire, io credo anche perché c'erano probabilmente già degli importanti riscontri sulla identità. Ci sente l'avvocato Belagamba, vero? Sì, mi sento. Perfetto, prego, mi Massimiliano. Degli importanti riscontri sull'identità della persona, perché ci sono addirittura delle riprese, c'erano delle persone, nonostante l'orario tardo, perché erano circa le 2 di notte, che lo avrebbero in qualche modo visto, una persona che l'aveva addirittura cercato di trattenere. Quindi, diciamo, la sfortuna ha voluto che sia morto l'aggredito, perché è stata una vera e propria esecuzione, da come viene descritta. E quindi a mio parere sarà importante valutare se si tratta di un omicidio preintenzionale o di un omicidio volontario. Allora sentiamo subito l'avvocato Belagamba, insomma purtroppo un altro terribile fatto di sangue, Filippo. Eccomi qua, sì, ora mi sentite. Direi che sì, come è già stato anticipato, qui il tema non è tanto chi ha compiuto che cosa, ma sostanzialmente quale sia la qualificazione giuridica del fatto, anche tenuto in considerazione quelle che sono state le dichiarazioni spontanee dell'indagato, perché è stato sottoposto a interrogatorio di garanzia, che si chiama di garanzia proprio perché è almeno astrattamente in linea di principio a garanzia dell'indagato, e egli non si è sottoposto al medesimo, avvalendosi della facoltà di non rispondere, però ha fatto una dichiarazione spontanea nella quale ha detto sostanzialmente che non sa cosa sia successo al momento in cui ha avuto modo di avere contatti col suo antagonista. Esatto. Il che evidentemente ci deve far riflettere sul fatto, cioè sull'elemento soggettivo, perché è su questo che si discute. L'omicidio c'è stato, è lo volevo uccidere o non lo volevo uccidere. Ovviamente la difesa opterà per la seconda opzione, e che però, ecco, come è chiaro nelle aule di giustizia, è un'opzione che poi va verificata oggettivamente tenendo conto della condotta, delle modalità della condotta e quindi della sistematicità dei colpi inferti e del luogo del corpo nel quale i colpi vengono inferti. Come dicevi te in premessa, qui si sta parlando di corpo attinto al torace, alla testa, alle gambe e a più riprese, quindi la vedo un po' difficile sostenere che la morte non sia voluta, proprio perché ci sono degli indizi oggettivi che depongono in senso contrario. E aggiungo, cioè, scusa Vittorio, anche la tipologia di arma è importante, perché si parla di un serramanico. Coltello serramanico. Ecco, questo coltello che era già impugnato dalla... C'è questo fattore molto importante da valutare come fattore oggettivo da cui desumere il dolo, cioè che l'aggressore sarebbe stato visto prima dell'aggressore da una telecamera, ripreso da una telecamera, con il coltello già in mano, e questo ovviamente confligge con la tesi, che potrebbe essere la tesi difensiva, di un omicidio preterintenzionale, ma addirittura sposterebbe il dolo, se poi venisse ovviamente confermato o con il vaglio dibattimentale, sposterebbe il dolo addirittura a un dolo di premeditazione, portando quindi il reato ai massimi della pena, quindi all'ergastolo. Però secondo me, non per sottolineare quello che ha detto Filippo, però più importante è la forza e i punti attinti, perché il coltello, no, a me sono capitati dei casi, penso anche a Filippo e a Jacopo, in cui il coltello viene utilizzato ab origine, cioè dall'inizio, ma per minacciare, no? Magari una persona per rafforzare... Impugna un'arma, non è detto che voglia uccidere. Qui mi pare che l'elemento della volontarietà dell'omicidio si ricavi proprio dalla tipologia dei colpi. Addirittura Vittorio Teppi ha parlato di colpi dati al collo, no? Quindi zone vitali. Scusa Filippo, mi permetto, hai detto una cosa molto interessante prima, perché hai parlato di dichiarazioni spontanee dove sostanzialmente descrivono un blackout, no? Lui dice non so perché l'ho fatto, mi fa pensare che vogliano... Molto difficile, perché ci deve essere, secondo me, delle pregresse patologie, dei momenti di difficoltà certificati, buttare la difesa anche su una parte di semi-infermità, quantomeno. Questo però è una mia sensazione. Filippo. Sì, no, questo l'ho pensato anch'io come una sorta di obnubilamento, per cui in quel momento ho perso completamente la lucidità. Il problema è che sappiamo bene che, perché questo assurga patologia, ancorché di semi-infermità, ecco, non è affatto sufficiente una scarsa velocità temporanea. Quindi
diciamo, una strada anche questa piuttosto difficile da percorrere. Certamente dobbiamo anche pensare alla difesa, nel senso la difesa, visto che, come si diceva, la responsabilità del fatto mi pare abbastanza evidente, le strade sono soltanto quelle della qualificazione giuridica e di cercare di ridurre il trattamento sanzionatorio, non ce ne sono molte altre. Ti chiedo aiuto, Filippo, qualsiasi tipo di scenario di cui stiamo parlando, con la precisazione che noi non vogliamo assolutamente prendere una posizione rispetto a un'altra, noi facciamo cronaca e basta, richiederà sicuramente dei tempi lunghi, perché una perizia psichiatrica, insomma, sappiamo bene quanto tempo occorra per intervistare la persona e poi compilare una relazione, se dovesse verificarsi questa richiesta, giusto? Sì, poi peraltro appunto perizia significa la dispone, e già questo sarebbe un passo avanti per la difesa, perché ci sta anche che possano proporre una loro consulenza psichiatrica, cioè diciamo di parte, poi però non verrà recepita, perché sai, la perizia vuol dire il giudice ci vuole vedere chiaro, e non è detto affatto che segua questa linea difensiva, ecco. E quindi ritenga in effetti non ci sia bisogno di addivenire a nessuna perizia. Ecco, allora c'è da capire adesso, e richiamo in causa l'avvocato Pepi, ma anche tutti voi, il movente, perché dobbiamo cercare di intravedere cosa abbia scatenato, che sia una colluttazione, una rissa, come diceva l'avvocato Manzo poco fa, una sorta di agguato, insomma qualsiasi cosa deve avere un movente. Sì, certo, il movente poi omicidiario deve essere ovviamente valutato, però in genere in una situazione in cui ci sono così tante prove sulla responsabilità, il movente passa un pochino in secondo ordine. È chiaro che il movente sarà importante anche da un punto di vista difensivo, per poi poter sostenere se c'è stata una preterintenzione oppure un dolo volontario. Ovviamente per ora non sappiamo esattamente quale possa essere il movente. Tommaso Dini aveva diverse attività. Sì, quindi potrebbe essere un movente economico. Poi da ultimo mi sembra di aver capito che lui addirittura compravendesse immobili ristrutturandoli. Siccome potrebbe il killer è un impresario edile, potrebbe esserci le motivazioni. Però bisogna vedere, insomma, mancati pagamenti. Non... Importante secondo me sarà accertare il movente, ma anche ottenere copia del contenuto dei cellulari, sia della vittima che del killer, perché lì potrebbero trovarsi dei messaggi minatori e delle rivendicazioni. O perlomeno una richiesta di appuntamento, certo, di incontrarsi. Allora, vi fermo un attimo, c'è il break, ma ripartiamo da qui anche con Filippo Bellagamba collegato a Skype con noi, proprio per ultimare lo scenario di questo primo caso. Fra poco a Giallo Toscana. Sfide. Sono quelle di ogni giorno. Vivile con Sustenium Plus e il suo speciale mix di vitamine e complesso di aminoacidi. E dopo i 50 anni, scopri il nuovo Sustenium Plus 50+, con la sua formula specifica a base di vitamine e complesso antiossidante Actiful, per sostenere la tua voglia di energia. Sustenium Plus e Sustenium Plus 50+. Dai energia alla tua energia. È Menarini. Io sono una. Unica. Io sono le mie scelte, anche quelle che dicono cambia. Io sono Estra, e scelta pura è quello che voglio. Energia verde da fonti rinnovabili per il nostro territorio e gas con emissioni compensate per il bene dell'ambiente. Io sono una, ma il cambiamento è per tutti. Insieme partiamo dall'energia, naturalmente. Scopri scelta pura luce gas su estra.it. Impressione.
Zaccarini, non ci accontentiamo di produrre porte da garage ordinarie. Eh sì. Le vogliamo belle durature, garantite fino a 10 anni, progettate per un minimo di 25.000 cicli. In un solo giorno sostituiamo la tua vecchia porta. E con gli incentivi statali, con noi, potrai avere uno sconto immediato del 50%. Da buoni italiani, la qualità non è una scelta, ma uno stile di vita. Carini, stabilimento e showroom a Monte San Savino, Arezzo. A Giallo Toscana ci stiamo occupando dell'omicidio di Scandicci, abbiamo cercato di capire che cosa sia accaduto fra queste due persone coinvolte in questo accoltellamento e con l'uccisione di una delle due. Stavamo introducendo lo scenario, il discorso movente. Vorrei chiedere a Filippo Bellagamba se si è fatto un'idea su questo. Filippo. Sì, allora, da quanto si legge sembra che il movente sia di tipo economico e che quindi diciamo si radichi su pregressi rapporti e affari tra i due che hanno lasciato insoddisfatto l'uno dei due probabilmente, e quindi una sorta di vecchi rancori che si sono riattivati in questo luogo nel quale insomma, si ritrovavano spesso la sera tardi. Quindi il movente certamente, come al solito diciamo negli omicidi, è quello che più interessa il pubblico e interessa diciamo anche l'essere umano in generale, per capire perché? Che è la prima domanda, esatto, che ci viene spontanea quando un omicidio viene commesso, e quindi è naturale che si ricerchi. Giuridicamente in realtà il movente non ha questo ruolo così essenziale, lo ha sotto il profilo probatorio ma non sotto il profilo sostanziale, cioè sotto il profilo del diritto penale, perché il diritto penale può vivere anche, il reato può vivere anche senza un movente. Certamente la ricerca del movente può avvalorare senz'altro una ricostruzione complessiva, però ripeto, sotto il profilo dell'alternativa fra volontario e preterintenzionale, ciò che interessa in particolar modo è la modalità della condotta, e quindi quello che si vede, ovvero un accoltellamento plurimo in più parti del corpo. Ed è interessante anche, e concludo, la decisione del GIP che ravvisa una possibilità di accoltellare in carcere entrando profondamente nel merito della vicenda, cioè non è una misura che viene disposta soltanto per agenze cautelari, perché ovviamente necessita di gravi indizi, ma è una misura che sugli indizi prende posizione forte, e la prende anche in termini di qualificazione del fatto, che lo qualifica appunto omicidio volontario aggravato da futili motivi. Un altro elemento di interesse, non so se ve lo siete chiesto, è non tanto la presenza della persona che ha utilizzato l'arma per aggredire, ma la presenza della vittima a quell'ora. A Scandicci i negozi erano tutti chiusi, cioè mi fa pensare, salvo che poveretto non sia passato di lì per mera sfortuna, che ci fosse quasi un appuntamento, no? Perché erano tutti chiusi, salvo l'esercizio che vende il kebab. Le due di notte a Scandicci, sai, non era in Piazza della Repubblica a Firenze alle 4 di pomeriggio di sabato. Beh, insomma, le due di notte è già una cosa, diciamo, vero? Un po' anomala, no? Alla fin fine. E questo, quindi, tra l'altro, confermerebbe, se venisse fuori un discorso di un appuntamento, di una richiesta d'appuntamento magari da parte dell'aggressore rispetto alla vittima, questo avvalorerebbe la tesi di una volontarietà dell'omicidio, certo, perché a quel punto si precostituisce l'appuntamento al fine di poter aggredire la vittima e la persona. Allora, quindi, abbiamo degli altri particolari che vi proponiamo nel prossimo servizio, sempre di Rachele Campi. Non lo so perché io vado a casa alle 9 notte. Dopo lavorare qui, mio amico è mio capo. Ma qui non c'eri? Perché non c'eri qua? Io non c'è qua. C'era un'altra persona? Sì, sì, altre due persone qui a lavorare qui. Chi parla è uno degli uomini che lavora al negozio di kebab in piazza Piave a Scandicci. Quando Tommaso Dini è stato accoltellato a morte alle 2 di notte domenica scorsa, lui non era in servizio, ma c'è un occhio, quello all'interno del locale, che potrebbe aver ripreso l'incontro tra Dini e il suo assassino.
Arrestato dai carabinieri, Lirleba, titolare di una ditta edile, si scava nel passato per capire quale relazione possa essere nata tra i due. Gli inquirenti scavano in ambito lavorativo. Dini era un ex agente immobiliare. In paese qualcuno ci dice che frazionava appartamenti e che aveva idee in grande. Poi aveva deciso di chiudere l'attività per aprirne una a Firenze e una focacceria in centro. Può essere stato il precedente lavoro a farli incontrare, magari a creare dissapori, forse questioni di soldi. La vittima è stata colpita con un coltello all'addome e alla gamba ed è deceduta in ospedale. Sull'asfalto ancora i segni del sangue. Una sua ex socia in affari ci racconta di un uomo amato da molti. Qualcuno ha lasciato dei fiori sul marciapiede per ricordarlo. L'indagato si trova nel carcere di Sollicciano. È stato lui, di sua spontanea volontà, a recarsi dai carabinieri alla caserma di Badia a Settimo, accompagnato dal proprio legale. Lui che aveva già precedenti. Nel 2016 era stato fermato perché trovato in possesso di un coltello. Quindi c'è un precedente e noi dobbiamo evidenziarlo, non ci sono dubbi. Rachele Campi ha parlato di Filippo Belagamba, di una telecamera all'interno di questo kebab che avrebbe filmato questa sorta di incontro fra i due, giusto? Sì, una telecamera che ha filmato l'incontro e c'è anche un audio, perché come è stato detto nel primo servizio è un audio che preannuncia la volontà di aggredire, perché ora il voglio tirare, uno slang un po' fiorentino, significa appunto che mi voglio avvicinare con volontà, diciamo, di tenere un atteggiamento violento. Questo ovviamente tirare non può significare equivalere a, non equivale a uccidere, però senz'altro, ecco, dimostra una prima parte di dolo, delle lesioni, che questo pare nessuno lo possa discutere. Poi il problema è per capire se è volontario o preterintenzionale, se il dolo attinge anche l'evento morte, cioè l'evento finale, oppure soltanto quello intermedio di lesioni. Allora, cosa succederà adesso secondo te? Chiamo in causa, approfitto della pazienza, Filippo Belagamba. Che succede adesso? Adesso appunto è stato convalidato l'arresto, è stata disposta la misura della custodiale in carcere, quindi ci sarà la fase cautelare che noi siamo abituati a vedere, cioè quella fase nella quale il difensore cercherà di attenuare, di chiedere un'attenuazione della misura, di una degradazione della misura da custodia cautelare in carcere a arresti domiciliari, considerando appunto una serie di elementi, fra cui quello principale della qualificazione del fatto, se riescono ad andare in questa direzione già in questa fase, e l'altro dell'attenuazione delle esigenze cautelari, che si attenuano anche per il decorso del tempo, anche se poi in realtà questo non sarebbe un fattore decisivo, ma spesso e volentieri nella realtà processuale si assiste ad una misura che certamente, essendo una misura che prescinde dall'accertamento della colpevolezza, che ancora non c'è stato, è una misura che vive anche della un'attenuazione dovuta al decorso del tempo e quindi al ridursi del pericolo di reiterazione del reato, che è quello sostanzialmente che più delle volte viene posto a fondamento della misura stessa. Gli volevano bene in molti, insomma, ritenuto una brava persona non solo nel suo habitat di Scandicci, ma anche nell'attività che aveva proseguito a Firenze. Questa è la cronaca dell'omicidio di Scandicci. Adesso partiamo al secondo caso. E lo facciamo subito perché prosegue il processo nei confronti di Elona Calescia. È l'unica imputata di quel duplice delitto avvenuto tanti anni fa, e i resti umani delle povere vittime, lo ricorderete, furono ritrovati qualche mese fa in quattro trolley in un podere di fronte al carcere fiorentino di Sollicciano. È proseguita questa settimana l'audizione di Taulant Pascio, figlio delle vittime ed ex fidanzato dell'imputata di Elona Calescia e anche parte civile in questo processo. Sentiamo com'è andata nel prossimo servizio a Giallo Toscana e poi iniziamo i commenti. Prego. In aula Bunker prosegue la testimonianza di Taulant Pascio, figlio dei coniugi Spetim e Teuta Pascio, i cui corpi sono stati fatti a pezzi e trovati in quattro valigie vicino al carcere di Sollicciano nel dicembre del 2020, un omicidio che risalirebbe al 2015, anno della scomparsa della coppia. Unica imputata accusata degli omicidi, Elona Calescia, ex fidanzata di Taulant.
La difesa si concentra sugli spostamenti, sui viaggi dei Pascio. Negli anni 2013, 2014 e 2015 si sviscerano i rapporti familiari, quelli di Elona con i genitori di Taulant, che in aula racconta della somma di denaro provento di spaccio, 50.000 euro dati alla madre quando lui era latitante. Soldi che la donna avrebbe messo in borsa per poi depositarli in una banca in Albania. Il denaro nel 2014 sarebbe stato ritirato, soldi di cui non si ha più traccia. È dalla precedente testimonianza di Taulant che emerge di come i genitori fossero abituati a trasportare importanti cifre di denaro in contante in borsa tra l'Italia e l'Albania. C'è un'altra somma di denaro, 35.000 euro versati in Italia, somma che il padre avrebbe ricevuto tramite un'assicurazione. Di questi 31.000 euro sarebbero stati prelevati. In aula anche la circostanza della relazione tra Vittore, sorella di Taulant, e un uomo sposato. Solo dopo la scarcerazione Taulant venne a conoscenza di questo rapporto, da lui mai accettato, e che portò al ferimento di chi aveva fatto conoscere la coppia. Insomma, la situazione è sempre in evoluzione. Giustamente la collega ha parlato di problemi economici, che addirittura questi soldi sono diventati più di quelli che noi avevamo un po' raccontato in questi mesi, perché oltre a 35.000 euro, che era una provvisione per un rimborso, anzi non una provvisione, un rimborso per un incidente subito dai coniugi Pascio, i due erano soliti, marito e moglie, trasportare denaro dall'Albania a Firenze, in Italia. Del resto, Filippo Bellagamba, lo stesso Taulo ti aveva raccontato che c'erano anche dei soldi in ballo che erano frutto del suo spaccio, no? Per cui era in carcere, no? Sì, quelle erano quelle dichiarazioni etero-accusatorie, però in parte anche auto-accusatorie per un reato per il quale peraltro la pena è già stata eseguita, quindi diciamo accusatorio un po' a basso prezzo, diciamo, per così dire. Però senz'altro sono dichiarazioni che cercano di mettere in una condizione di difficile difesa l'imputata, proprio perché si vuole sostenere con forza il duplice movente, sia economico e da un lato è proprio consolidato da queste somme di denaro che l'imputata avrebbe avuto intenzione di accaparrarsi, e dall'altro lato il movente di tipo personale, cioè quello della gravidanza a lui sconosciuta, per un rapporto diciamo extraconiugale, per così dire, anche se non erano sposati. Allora, e questo certamente... Prego, 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 Filippo, prego. No, dico, questo certamente diciamo dimostra come la principale fonte di accusa dell'imputata sia lo stesso ex fidanzato, come avevo già detto a più riprese quando è stato interrogato in fase di indagine. Allora, abbiamo il break, siamo in perfetto orario, piccola interruzione, poi ripartiamo da qui, a Giallo Toscana. Sono arrivati gli sconti di primavera Euronics, anche a tasso zero. Inizia la nuova stagione al meglio con notebook Lenovo IdeaPad 3 a 699 euro. Oppo Reno 6 5G a 399,90 euro. Euronics, un mondo più avanti. La contemporaneità è il gusto del classico delle linee create da Luce Più. Luce Più, la luce, il design, la ricercatezza e la qualità di ogni articolo. Un mix di solidità e leggerezza nei temi naturali di grande impatto estetico. Lampadari, plafoniere, applique, lampade da terra e da tavolo, illuminazione da interno ed esterno, complementi d'arredo unici. Ti aspettiamo presso il nostro showroom di Figline, Incisa Valdarno, aperto da lunedì al sabato e ogni prima domenica del mese. Verde Mura, il respiro dei ciliegi in fiore. Torna alla mostra mercato del giardinaggio e del vivere all'aria aperta. 160 stand. Ospiti Marco Pardini e Tiziano Fratus. Vivaisti, espositori di materiale tecnico, artigiani. Da venerdì 1 aprile a domenica 3 aprile. E con l'acquisto di un biglietto Verde Mura entri gratuitamente a Lucca Collezionando, il festival del vintage pop. Che la primavera di Lucca abbia inizio. Regioni di Estra, la multi-utility energetica dell'Italia centrale, tra le più virtuose in Italia per i consumi energetici. Lo rileva il rapporto sulla povertà energetica confezionato dall'Istituto Piepoli per conto di Estra.
16 km di rete per collegare 600 imprese ai servizi avanzati della connessione ultraveloce installata da Estracom nella zona industriale di Grosseto con il sistema che porta la fibra dentro le aziende. Un nuovo extraforum inaugurato a Chiusi, il palasport della città in provincia di Siena, ha preso il nome della multi-utility energetica in virtù dell'accordo tra il comune e il gruppo Estra. Wi-Fi libero e gratuito a Signa. I cittadini del comune fiorentino possono connettersi senza limiti di tempo a 5 punti Wi-Fi installati sul territorio comunale da Estracom, la società di telecomunicazioni di Estra. Al processo contro Elona Kalesh è ancora protagonista l'ex fidanzato Thauland Pascio. Che contributo sta dando secondo voi? Lo chiedo a tutti e tre. Direi il Pascio. Direi determinante, perché i fatti così vecchi, così risalenti, perché l'omicidio noi lo dobbiamo datare nel 2015, dove non da quello che traspare, perché poi noi non abbiamo accesso al fascicolo, a tutti gli accertamenti, non ci sono né testimonianze di persone dirette che a livello visivo abbiano visto qualcosa, né, a parte per la storia dei sacchetti, ma insomma, che mi sembra lasci il tempo che trova, non sono state repertate impronte digitali, non è stato repertato il DNA, cioè c'è veramente poco di concreto per attribuire. Allora, questo doppio movente che ha descritto molto bene Filippo, cioè sia economico sia passionale, addirittura ho visto che sta emergendo che il Thauland Pascio sarebbe stato anche molto innervosito da un rapporto non, diciamo, specchiato della sorella con un uomo sposato, cioè si sta autodescrivendo come una persona che aveva traffici importanti di denaro derivanti dalla vendita di sostanze stupefacenti, ma anche una persona molto irascibile nei sentimenti, quindi che aveva già alzato le mani su Elona Kalesha, che aveva in odio questa relazione della sorella con un uomo sposato, per, diciamo, in qualche modo costruire, poi sarà tutto da accertare da parte della Corte d'Assise, un movente doppio, questo movente bifronte che deve sostenere l'omicidio volontario e dare una prova di un omicidio volontario difficile da ricostruire. Avvocato Pepi? Sì, allora, determinante è determinante, ma è determinante perché non vi sono altre prove. Qui, cioè, si sta parlando di un movente, di un reato di cui però in realtà non abbiamo gli elementi oggettivi che determinano realmente se Elona Kalesha ha commesso questo duplice omicidio. Sono state fatte vari accertamenti, come anche l'esperimento giudiziale, per avvalorare un'ipotesi accusatoria che però sconta parecchie lacune, e quindi sì, qui ha determinato. Ad iniziare dal lancio dei trolley. Esatto, eventualmente dalla superstrada. Eventualmente dalla superstrada, no? Come abbiamo già detto più volte, è una ricostruzione un po' farraginosa che prevede l'aiuto di un'altra persona. Queste sono le due vittime. Sì, queste sono le due vittime, due povere. Prego. E nulla, sostanzialmente sì, è determinante in quanto si punta molto l'accento su questo, che però di fatto, se analizziamo da un punto di vista di un'ottica difensiva, che cosa determina? Determina una conflittualità che magari c'era, ma che non necessariamente potrebbe aver portato a quell'omicidio. Cioè, se uno volesse fare il cosiddetto avvocato del diavolo, sì, queste due persone avevano sempre dietro questi soldi provento di spaccio, ma il provento di spaccio probabilmente era conosciuto anche dai colleghi del figlio dei signori Pascio, per cui chi ci dice che non potrebbe essere stata una rapina finita male? Non lo sappiamo per ora, almeno noi da quello che possiamo vedere, poi magari all'interno del fascicolo ci saranno delle prove regine, però non è trapelato nulla. Anche perché, avvocato Belagamba, a conforto di ciò che dice Jacopo Pepi, ci manca l'altra parte,
cioè l'interlocuzione, perché Elora Kalesha fino ad ora non ha mai parlato, è giusto, no? Che ci manchi questo aspetto, che non è da poco, no? Sì, ci manca l'altra parte, e soprattutto dobbiamo considerare, e non ce lo dobbiamo dimenticare, che Elora Kalesha è ancora in carcere e rimane sottoposta a una misura che persiste, e pertanto diciamo che non è un dato irrilevante ai fini, diciamo, della funzione della propria difesa. Gli avvocati avevano annunciato in fase di indagini che avrebbe rilasciato le dichiarazioni, cioè si sarebbe sottoposta a interrogatorio, probabilmente si sottoporrà all'esame durante la fase dibattimentale. Però senz'altro sappiamo che l'imputato ha la facoltà di astenersi dal rispondere, perché non è obbligo, e può anche rispondere mentendo. Però certo è che ancora non aver offerto una propria versione, nonostante, diciamo, le prove ormai siano state, gli elementi di prova siano stati acquisiti e poi le prove vengono sfugate in fase dibattimentale, è un dato che credo che non passi inosservato dinanzi alla Corte che li giudica. Noi stiamo invocando, avvocato Manzo, le parole di Elora Kalesha. Assolutamente. Ora, sai, Vittorio, non so se i colleghi la vedono come me, sicuramente questo silenzio, soprattutto era stato annunciato una volontà di parlare dopo determinati accertamenti, quelli, se non ricordo male, su eventuali impronte digitali, sui troll. La richiesta di scarcerazione, per esempio. Certo. Secondo me non è facile rendere un esame, anche perché non è facile dopo così tanto tempo ricostruire un alibi. Lo dico perché può capitare a tutti noi di trovarsi a difendere un imputato a questo punto, prima indagato e poi imputato, per un fatto commesso nel 2015, oggi che siamo nel 2022. Quindi dopo 7 anni è molto difficile ricostruire anche un alibi, per esempio, no? Ricostruire, anche perché qui non mi sembra che ci sia l'assoluta certezza né del giorno, anche se si dice sarebbero stati uccisi un giorno perché poi non hanno più dato segni. Prendiamo per buono anche quel giorno, ma è molto difficile per la persona accusata riuscire dopo 6-7 anni a ricostruire cosa ha fatto quel giorno, dove era quel giorno, dove si trovava, con chi era, anche a livello testimoniale, no? Ma ti dirò di più, a quella distanza di oltre 7 anni, anche avessi una memoria fotografica e mi ricordo che quel giorno ero con l'avvocato Manzo in discoteca, di fatto non verrei creduto, perché nessuno. Attento a non fare battute strane, perché qui ci sono dei concorrenti rimasti ignoti. No, vabbè, ora, al di là di tutto, però la scelta difensiva di non parlare non la vedo una scelta così errata, perché obiettivamente, se la versione e la strategia difensiva della signora Kalesha è: io non ho fatto niente, a distanza di 7 anni te non puoi dare una versione alternativa, perché che cosa puoi dire? Io non l'ho fatto, punto, perché altro non ti potresti ricordare. Io ad esempio già faccio fatica a ricordarmi qualche mese fa che cosa ho fatto, figuriamoci i 7 anni fa. Poi, per carità, noi fortunatamente abbiamo la gente. Ma vi chiedo, e che richiamo in causa l'avvocato Bellagamba, che vedo riapparire dal tunnel nel momento in cui stiamo realizzando Giallo Toscana in viaggio, ma noi di che cosa ci dobbiamo aspettare da Elora Kalesha, secondo te? Ma guarda, allora, sono d'accordo in linea di principio col fatto che gli imputati meno parlano e forse meglio fanno, perché quando parlano rischiano di compromettersi, soprattutto ovviamente in processi così delicati che sono processi. Non sarebbe, Filippo, non sarebbe la prima volta. Ricordiamo l'assurda storia di quella brasiliana, nonché nuora della donna uccisa a Rio Torto, no? Certo. Esempio. Infatti, di scuola. Come si disse, aveva confessato l'occultamento di cadavere e poi ovviamente le hanno dato l'omicidio volontario. Però al di là di questo è anche vero che sotto certi profili un suo contributo potrebbe dare. Primo che mi viene in mente, il movente passionale,
questa gravidanza effettivamente interrotta volontariamente è un dato. Ecco, una gravidanza che diciamo forse spaventò in quella circostanza proprio la stessa Ilona Calescia, mentre attendiamo che riappaia il collegamento con Filippo. È così, la spaventava questa cosa? Assolutamente sì. Ah, ecco, rieccoci, prego. Filippo, no, abbiamo dei problemi, le viabili, non certo possiamo spostare i tunnel o le gallerie durante Giallo. Tino, ma ha detto bene prima anche Jacopo, cioè non c'è un movente unico, il movente passo. Eccolo. No, era Filippo. Ecco. Dicevo, quindi sono profili. Prego, prego Filippo, vediamo se riusciamo a completare, prego. Filippo, no. Allora un attimo, aspettiamo, siamo probabilmente... Dicevo, è forse il movente, diciamo, non univoco ma biunivoco, complica, perché il movente passionale, cioè questo eventuale adulterio, questo comunque rapporto segreto, magari poteva essere anche un pochino più, poteva un pochino più orientare, io non lo vedo comunque sufficiente a ritenere una responsabilità penale di una persona. Ma quest'altro movente economico ben descritto prima da Jacopo, perché questi giri, questi traffici, questi denari così importanti che viaggiavano, no, sempre con i genitori di questa persona, potrebbero aver indotto anche altre persone a commettere un crimine così efferato. Ma scusami, perché vedo, siccome è un po' complicato il collegamento, vediamo se riusciamo a parlare con Filippo. Filippo. Dicevo, i profili personali potrebbero essere oggetto di chiarimento, visto che sono stati evocati come movente. Poi è chiaro che sul fatto in sé, se mi difendo dicendo non ho commesso alcunché, posso dire meno. Non c'è dubbio. Allora guarda Filippo, credo che tu sia sull'Appennino, mi viene in mente, potrei fare una dichiarazione un processo. Hai capito. Eh? Esattamente. Esatto, allora noi ti ringraziamo, perché ovviamente è una zona in cui i collegamenti sono un po' complicati, e ti do l'appuntamento alla prossima settimana. Mi scuso, ma davvero adesso diventa complicato. Grazie a tutti, alla prossima. Grazie Filippo, grazie, era in collegamento con noi sull'autostrada. Prego Massimiliano. Sì, no, dicevo appunto che, e poi un pochino il movente non proprio chiarissimo, almeno doppio, ma anche proprio le modalità esecutive. È vero che nel capo di imputazione parrebbe vi sia scritto in concorso con persone rimaste allo stato ignote, ma è come raccontava prima Jacopo, anche proprio il fatto di trovare sto camion, sollevare questi trolli così pesanti, tirarli al di là del muro di cinta, ma prima ancora aver sezionato due cadaveri di persone piuttosto robuste. Ora, che l'abbia fatto una donna sola lo esclude la stessa procura, ma concorrenti così ignoti non è facile poi portare avanti l'accusa. Sì, no, fermi tutti, vi richiamo all'ordine perché abbiamo un timing gigantesco e dovete tenere sotto gli occhi. Allora, pubblicità l'ultima e poi ancora con il processo a Ilona Calescia. C'è un motivo per andare al Bar Valentina? No, ci sono mille motivi per andare al Bar Valentina. Dalle colazioni meravigliose alle cioccolate, ai cioccolatini, ai panini più buoni di tutta Prato, ai pranzi veloci. E poi si sa, al Bar Valentina si pagano le bollette, si sbrigano tutte le pratiche burocratiche che fanno perdere un sacco di tempo. Bar Valentina, a Prato in via Roma, tutti i giorni dalle 5.30 alle 19.30, la domenica dalle 6 alle 13. Ma che vuoi di più? Bar Valentina, seguici su Facebook. Vuoi sostituire il tuo vecchio climatizzatore? Oppure hai bisogno di una nuova installazione? O forse, più semplicemente, vorresti igienizzare il tuo impianto e non sai a chi rivolgerti? CEC System offre tutte queste possibilità, vantando un'esperienza pluriennale nel settore. Contattaci e scoprirai il nostro servizio All Inclusive, dall'efficientamento energetico al design ricercato, dal servizio manutentivo all'igienizzazione, passando per gli incentivi e detrazioni fiscali.
Insomma, la nostra professionalità al servizio della vostra estate. MDT Lavanderia Industriale al servizio di ristoranti, strutture ricettive, bed and breakfast, grandi alberghi, con servizio di noleggio biancheria, consegna e ritiro a domicilio e sistema elettronico di conteggio capi. MDT, la soluzione pratica, economica, puntuale. A Foiano della Chiana, 0575 648943. Dal 1899 siamo presenti su tutto il territorio pratese, con le nostre 14 sezioni oltre alla sede centrale, sempre in aiuto dei più bisognosi. Per questo sostieni la pubblica assistenza all'Avvenire Prato con il tuo 5 per 1000. La certezza di essere utile. Toscolab Consulting ha sede nel comune di Serravalle Pistoiese a Pistoia ed è laboratorio e studio di consulenza ambientale e alimentare. I nostri consulenti sono in grado di assistervi per la conduzione e la stesura dei piani sicurezza ISO 9000, ISO 14000 e OSCE 18001. Toscolab è anche formazione. Con l'esperienza ultradecennale, Toscolab è sinonimo di qualità, competenza, organizzazione. Toscolab è in via provinciale Lucchese a Masotti, Serravalle Pistoiese. Allora, siamo all'ultimo blocco di Giallo Toscana, stiamo ancora occupandoci del processo per i resti umani nei trolley ritrovati di fronte a Sollicciano, stiamo parlando un po' di questi moventi. Ecco, io vorrei focalizzare, mi pare di capire, vi chiedo aiuto e riparto dall'avvocato Pepi, che a questo punto dobbiamo parlare non di un movente ma addirittura di due moventi possibili, quello economico e quello della gravidanza della calescia. Sono due moventi che non necessariamente possano andare così diciamo a braccetto, potrebbero essere uno contrastante l'altro, e ricordiamoci sempre che in un'ottica difensiva, in un'ottica di un processo penale, è l'accusa che deve provare al di là di ogni ragionevole dubbio, e quindi i dubbi in realtà aiutano la difesa. Quindi era vero un movente, era vero l'altro, erano veri tutte e due, sono dimostrate tutte e due, perché un conto è dire sì, io ho paura del mio ex fidanzato, ma un conto è dire io ho paura del mio ex fidanzato e venga a scoprire la mia gravidanza, peraltro che non sappiamo se è stata dimostrata oggettivamente, e addirittura ammazzo i genitori del mio ex fidanzato. Insomma, è una situazione che ovviamente genera dei dubbi, e più dubbi ci sono, ovviamente da un punto di vista difensivo agevolano la difesa. Massimiliano, chiedete se è fatto, perché ti do un ingrediente in più. Mi chiedo, sto dalla parte della difesa di Elona Calescia, ma se una persona commette un duplice delitto così terribile, non è che fa perdere le sue tracce? Beh, questo sì, sai Vittorio, non sempre, questo dipende poi da quanta paura avesse di essere scoperta la persona che ha commesso, questo può essere un elemento. La cosa che diciamo secondo me gioca a favore della difesa è che la prova deve essere certa, cioè deve essere una prova piena. In caso ovviamente di dubbio che permane, la Corte d'Assise deve assolvere, perché ci insegnano e il nostro codice impone di condannare solo se vi è la prova certa, al di là di ogni ragionevole dubbio. Ecco, un ragionevole dubbio. Certo, è strano che una persona che ha commesso dei crimini così efferati stia beatamente, e questo è un elemento giusto, quello che sottolineavi, stia serenamente in un luogo a aspettare che qualcuno possa scoprire. Poi queste valigie, io l'ho detto più volte, non so se forse è un'impressione mia o è una cosa condivisa anche da voi e dai nostri spettatori, però ci sono tanti modi di far sparire delle valigie: buttarle in un lago, in un fiume, nasconderle sulle montagne sulle montagne pistoiesi, dove probabilmente nessuno l'avrebbe mai trovate, l'averle poste proprio fuori dalle mura di cinta del carcere, dove per l'appunto era detenuta una certa persona, mi sa molto di avvertimento, di qualcosa non fatto
per caso, ma fatto apposta per indurre un ragionamento. Avvocato Pepi, per concludere il caso? Per concludere il caso siamo ancora in una fase che secondo me non c'è una certezza né da un lato né da un altro, e quindi sì, sono importanti le dichiarazioni che ha fatto Taulant, però dovremo poi vedere tutto quello che ne verrà fuori, insomma. L'ultimo caso adesso a Giallo Toscana, il ritrovamento del corpo di un giovane di circa 20 anni, africano, all'interno di un container che raccoglieva rifiuti in una cartiera di Empoli. La procura sta indagando per omicidio colposo. All'inizio il mistero si era un po' più ampliato, perché ovviamente gli investigatori, nel momento in cui si ritrova un cadavere, indagano a 360 gradi, ma vi facciamo vedere i servizi partendo dall'inizio, vediamo. Macabra scoperta questa mattina in un'azienda cartiera di Empoli. All'interno di un container è stato trovato il cadavere di un giovane straniero, un ventenne somalo. A scoprirlo verso le 10.30 un addetto con mansioni di smistamento della carta della raccolta differenziata. È successo sul piazzale della ditta, quando è stato svuotato il container della carta e tra i rifiuti è emerso il corpo senza vita del giovane. Il carico di carta proveniva dalla raccolta differenziata dei cassonetti svolta nei comuni di Firenze e Scandicci. Non è escluso che il giovane sia stato colpito e ucciso proprio dal movimento della gru che con un braccio meccanico e pinza stava svuotando il container. Secondo quanto appreso in base alle prime ispezioni medico-legali, il decesso risalirebbe a poche ore prima del ritrovamento. Il corpo non presenterebbe segni di lesioni, a eccezione di una ferita all'altezza della fronte che potrebbe essere stata provocata proprio dalla pinza della gru. Tra gli accertamenti viene valutata anche l'ipotesi che il ventenne si sia addormentato dentro il cassonetto della carta, dove potrebbe aver avuto un malore e non essersi risvegliato quando c'è stato il primo svuotamento. Tuttavia, solo l'autopsia, che sarà disposta dal PM di turno Antonino Nastasi, potrà chiarire le esatte cause della morte. Allora, questo è il primo servizio relativo appunto alle prime notizie che arrivavano in redazione dal weekend scorso. Sentiamo anche subito in rapida successione il secondo aggiornamento. La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo senza indagati sul caso del giovane trovato morto in un container della carta all'interno di una ditta di trattamento rifiuti a Empoli. Il PM Antonino Nastasi conferirà l'incarico per l'autopsia del cadavere, che in base alle previsioni dovrebbe essere eseguita nella stessa giornata. Intanto proseguono gli accertamenti dei carabinieri per ricostruire il tragitto percorso dai camion di Alia alla società incaricata della raccolta rifiuti a Firenze, che hanno scaricato la carta nel container. Al momento l'ipotesi ritenuta più probabile dagli inquirenti è quella dell'incidente, ossia che il giovane abbia trovato rifugio per la notte in un cassonetto della carta e che si sia addormentato, finendo poi in uno dei camion compattatori impiegati per la vuotatura dei cassonetti della differenziata. Il carico è stato poi conferito nel container. A trovare il cadavere è stato un operaio della ditta, la Metal Cart di Via del Molin Nuovo, addetto a manovrare il braccio meccanico dotato di ragno e pinza che serve a spostare il carico del container. L'uomo avrebbe raccontato che in un primo momento avrebbe scambiato il corpo senza vita del giovane per un fantoccio. Alla vista della sagoma ha poi subito bloccato la manovra, andando a controllare e facendo la tragica scoperta. Il giovane, noto alle forze dell'ordine con molti alias, di età compresa tra i 20 e i 27 anni, non aveva con sé né denaro né documenti o altri effetti personali, ad eccezione di un foglio che attestava l'ultimo controllo di polizia avvenuto a suo carico poche ore prima, intorno alle 23 di domenica a Firenze, nella zona di Novoli. Allora, la vittima Massimiliano Manzo era stato controllato dalle forze dell'ordine intorno alle 23 della notte precedente alla morte. Mi sembra, allora, così a prima sensazione mi sembrerebbe una tragedia figlia della disperazione, del disagio, perché questo ragazzo giovane, comunque, perché si parla di una fascia di età, perché era noto con vari alias. Cosa vuol dire? Vuol dire gli alias sarebbero i vari nomi e le varie date di nascita che questi poveri ragazzi, magari privi di documenti, danno alle forze dell'ordine, e quindi una persona con le stesse impronte digitali può avere 7, 8, 10 nomi e questi diversi. Sono gli alias. Però ecco,
perché è importante l'autopsia? Perché se il riscontro autoptico escluderà lesioni che non siano compatibili con il compattatore, allora uno potrebbe pensare anche a un omicidio e poi l'abbiano nascosto il cadavere in cassonetto. Mi sembra veramente figlia solo di una tragedia, di una povertà, di una situazione difficile, di assenza, perché parrebbe se sia, questa è l'ipotesi, nascosto, è stato detto anche nel bel servizio che avete mandato, che si sia nascosto questo cassonetto della carta per cercare una temperatura più consona per poter riposare, che non si sia accorto del momento in cui viene preso e compattato. Dunque, escludiamo totalmente un omicidio. Ad oggi sì, vediamo se l'autopsia. Ad oggi direi proprio di sì. Chiaro che poi se l'autopsia dovesse rilevare o lesioni, come diceva Massimiliano, o avvelenamenti, o overdose, o altre cose, si riaprirà la questione. Ad oggi credo che sia purtroppo una morte dovuta a un malore che ha avuto questo povero ragazzo e si era rifugiato lì, ecco, all'interno del container, perché ovviamente la carta gli tratteneva il suo calore corporeo e probabilmente era privo di un domicilio e quant'altro. E quindi, ecco, la domanda disperata, Massimiliano Manzo, è come si può trascorrere la notte in quei grandi container che abbiamo visto nel servizio e che intravediamo da questa immagine in studio. E questa è la disperazione che ci prende, no? Dai, Vittorio, questa è figlia proprio di un disagio, di una carenza di integrazione. Ora, ci sono, va detto, perché poi fanno tanto e danno tanto, no, alla comunità e a tutte queste persone in bisogno. Ci sono tante associazioni, una tra tutte la Caritas, no, che mettono a disposizione dei pasti caldi e dei luoghi dove dormire. Alcuni perché non riescono a accedervi o per una scelta, perché poi purtroppo io spesso prendo il treno per lavoro e alla stazione si vede, alla stazione di Firenze, si vede tante persone senza tetto che dormono in condizioni disastrose, per terra, con dei coperture, sì, dei sacchi, delle coperte di fortuna, nella sporcizia. Ora, che tutte non trovino accesso ai centri, ai dormitori, mi sembra strano, ecco, ci sono anche delle scelte. Abbiamo 30 secondi da capire, Avvocato Pepi, come controllato a Novoli, a Firenze, sia finito poi, abbia finito la sua esistenza a Empoli. Per capire gli spostamenti anche di questo ragazzo, no? Probabilmente verrà fatta luce, se il malcapitato aveva un telefonino, verrà fatto un percorso, non lo so ora se è stato ritrovato o meno. Certo, è da capire, ma è marginale questa cosa allo Stato, perché comunque sia... Resta solo nella nostra mente per la tragedia di come... Certo. Questo ragazzo ha vissuto le ultime ore prima della morte e poi questa fine terribile, sì, con questa ferita alla testa che è riconducibile, come diceva la collega, a questa pinza della gru. Io vi ringrazio e la prossima settimana ci occuperemo anche di altri casi e torneremo a occuparci di nuovo del mostro di Firenze, perché ci sono delle notizie riguardanti, lo ricorderete, Massimiliano Manzo l'ha accennato la settimana scorsa, la famosa impronta di quell'anfibio militare che poteva essere riconducibile in quello scenario all'ex legionario che era stato indagato, poi prosciolto, archiviata la sua posizione. Insomma, ci sono delle novità. Grazie all'avvocato Jacopo Pepi. Grazie a voi e buona serata. Grazie all'avvocato. Grazie Vittorio, grazie a tutti quelli che ci seguono. Giallo Toscana si aggiorna insieme a voi alla prossima settimana. Arrivederci.